Una serata straordinaria, una serata a cui non puoi mancare. E noi abbiamo scelto di non farci raccontare la storia. Gara 1, playoff scudetto dalla Pala Bianchini di Latina, Rapido Latina, Pescara, calcio a 5. Il giocatore in maglia numero 8, Rescia, Nicolodi, se ne va da solo. Per il compagno di squadra dalla parte opposta, ancora Salas davanti a Siarellano, cerca lo spazio, la possibilità. Maina, Terenzi si libera, prova a mettere il pallone in mezzo, pericoloso. Avellino in avanti, vede Bagaro, arpione il pallone, attende l'inserimento e rete! Luca Maina, trovato da Bagaro, adesso ci prova Salas per Avellino, in avanti Maina, la finta per Arellano, il tiro pericoloso, la finta di Nicolodi, il tiro di Canalla, la risposta di Gilli, veramente grande Bacaro, si gira, ci prova, la risposta di Capuozzo al fallo laterale per il Latina, Bacaro, ancora Bacaro, la risposta di Capuozzo all'indietro per il tiro pericoloso di Canal, già in precedenza più volte per non dare punti di riferimento a Latina. Bagaro lotta con il pallone, c'è Battistoni, esce Capuozzo, Gili ha ricevuto da Battistoni, subito in avanti dove trova pronto Maina, faccina da Arellano, in avanti per Battistoni, il tiro alla rete, Gerardo Battistoni, in mezzo va a mettersi Maina per il tiro. Salas leggero, prova la soluzione, Rogerio all'indietro per Salas, ancora Rogerio, Salas, la palla messa in mezzo, pericolo, giocatore pescarese, Canal, Tatonetti con le mani, la testa di Avellino che va a colpire l'incrocio dei pali, la palla toccata da Battistoni, danza piroettando ancora all'indietro, il tiro, la risposta di Chinchio. Avellino in avanti, Terenzi, la possibilità, rete! Andrea Terenzi per il 3-0 della Rapido Latina. Vede Nicolodi al centro, Rogerio, Nicolodi costretto a ripiegare all'indietro, ma vede libero Canal, vuole lo spazio, la soluzione, c'è il gol, il gol del Pescara, Rogerio, Canal, Rogerio, Brescia, e c'è il gol del Pescara, palla in mezzo recuperata da adesso ancora da Avellino, il tiro e Tatonetti, Avellino recupera il pallone invece, Terenzi si ferma, adesso arriva Battistoni, serva all'indietro per la corrente, Battistoni libera il pallone in mezzo, c'è Terenzi, attentamente cerca di non distrarsi, Avellino scivola anche Nicolodi. Il gioco del Latina come è stato almeno nella prima parte di gara, Salas al tiro e il pareggio, Maina che sale vistosamente, arriva Battistoni, Avellino e la palla messa in mezzo, Arellano, Bagaro subito va a liberare Avellino, la palla messa in mezzo di Battistoni, grossa ingenuità, e c'è il fallo, ultimo uomo espulso, Arellano. Nicolodi per Rogerio, c'è Battistoni sulla linea, ancora Rogerio, pallone messo in mezzo, rete, Vinicius Bacaro, Vinicius Bacaro, di Vinicius Bacaro, e arriva il triplice fischio finale, il Rapido Latina batte il Pescara per 4-3, per il momento è tutto.